Ragazzi, buongiorno e bentornati alla rubrica Io con te dei Canarini di Omar. Oggi ho il piacere di avere come ospite, come videochiamata, Biagini Werther. Esatto. Innanzitutto, grazie per aver partecipato e ti chiedo l'autorizzazione a pubblicare sui social la registrazione. Mi senti? Mi senti? No, ti dico, se mi dai l'ok, l'autorizzazione a pubblicare sui social il video. Certo. Perfetto. Werther, a te la parola. Dimmi chi sei, di dove sei, cosa allevi, dimmi un po' tutto di te. Tu intanto vedi i miei canarini, li senti? L'intravedo, sì, l'intravedo. Quella femmina è la mia capofamiglia, che ha i piccoli già da 2 settimane. Bello. È quella che l'anno scorso ha fatto meglio di tutti. Raccontami qualcosa di te, poi dopo mi fai vedere il tuo allevamento. Allora, ti dirò, la mia è una storia che comincia da molto tempo. Scusami, scusa. Riesci un po'? Mi senti? Sì, no, riesci un po' a allontanare, così ti vediamo in faccia. Perfetto, Così? perfetto. Allora, come ti Eh no, dicevo, c'hai la mano davanti, c'è la mano davanti alla telecamera. Ok, così? perfetto. Ok, come ti dicevo, io già a 16 anni avevo la passione per i canarini. Avevo alcune coppie, mio padre, oltre che a fare l'albergatore, faceva anche il falegname d'inverno, Sì? mi aveva fatto una voliera con 6 compartimenti. Per adattare le mie coppie a riprodursi. Bello. Questo è tanto vero che io non andavo neppure in vacanza per non lasciare i miei canarini da soli che avevano i piccoli, fare i bastoncini, le uova sode e tutte le cose che occorrono. Poi chiaramente il militare, una cosa o un'altra, la passione è passata, Ok. per forza maggiore. Va bene. Dopodiché, come ti dicevo, l'estate scorsa sul mio balconcino dell'albergo si è posato un canarino giallo e io sono riuscito a prenderlo con le mani. Di lì è rinata la Carina, passione. non mi hai detto di dove sei? Rimini, Ah, di sono Rimini. di Rimini. Sì, Se... noi difatti d'estate siamo un po' impegnati, allora io ho Certo. cercato di creare il mio allevamento seguendo un po' i tuoi consigli, la tua, diciamo, modo di fare, insomma, Grazie. cercato di creare anche le luci artificiali, come vedrai nel Ok, mio allevamento, ai LED, per cercare. ti chiedo solo se riesci a metterti, se non con le spalle la finestra, perché sei buio in faccia. Perfetto, Allora, così andrebbe. così è meglio? Perfetto, perfetto, c'era la luce che creava l'ombra. Come ti dicevo, ho fatto l'impianto a LED per poterli, diciamo, seguire maggiormente in questo periodo che io sono Certo. libero, poi causa lockdown siamo sempre in casa, perciò li vedi, li segui, li senti cantare, tutto insomma. Certo, sei riuscito a metterle nelle condizioni di poterli seguire degnamente. Sono riuscito a creare l'ambiente adatto. Ho fatto una veranda sul mio balcone, nell'ufficio dove sono sempre io, e ho fatto 8 coppie, di cui tre sono gialle, tre sono arlecchini portoghesi, Sì. una è un jaspe e una è rossa, insomma. Adesso È un po' un misto, però. ce li farai vedere tutti, ce li farai vedere tutti adesso. Sì, dopo te li morto. Come ti dicevo, da quel canarino lì, più il lockdown, tutto quanto, è rinata la passione e adesso mi ritengo un piccolo Ma allevatore. mannaggia questo lockdown, ha fatto danni, ma ha fatto anche belle cose.
Esatto. Sì, praticamente poi seguendo i tuoi video e il video di anche di Giuseppe Albergo, praticamente ho imparato tutti i passaggi. Perfetto. Dalla preparazione alla nidificazione, ai piccoli, alla speratura e poi lo svezzamento dei culli, tutto. Certo, certo, certo. Ed è questo, fondamentalmente è questo il nostro scopo, di mettervi, di essere un libro aperto per tutti. Io ho seguito tutti i video diverse volte e penso di aver imparato non tutto, molte cose, moltissime cose che prima non conoscevo chiaramente. Bene. E così questa passione da questo canarino preso con le mani è tornata prepotentemente e adesso faccio, non dico l'allevatore, faccio per passione. Passione, è sempre passione, certo, è sempre passione. Bene, bene, sono contento. Quindi diciamo che non hai dei dubbi da chiedermi oppure passiamo direttamente a vedere. Dimmi tu, se avevi qualche cosa in particolare, magari un dubbio, che ne so. Ma guarda, col filo non è che mi abbia colpito niente, perché tutti quanti avete una buona tecnica, si apprende qualcosa da tutti, sia da te che da Giuseppe Albergo che altri. Io ho guardato tanti video e da qualcuno ho imparato qualcosa. Certo, perché ricordiamo che ognuno deve mettere in pratica una propria tecnica. Cioè quello che faccio un esempio, c'è quello che mette il divisorio, c'è quello che fa la coppia direttamente. Ognuno affina una tecnica che ritiene migliore. E non è che ognuno di noi prova uno, prova l'altro, poi usa quello che meglio si trova. Esattamente. E poi dopo ognuno giudica e vede quello che gli può interessare. Ognuno ha la sua tecnica, certo. Chiaramente. Però da ognuno c'è qualcosa da imparare. Esatto, esatto. E così. Bene, se vuoi, facci vedere, bravo, bravo, facci vedere un po' come sei. Faccio vedere un pochino, se si vedono i miei. Vedi, ho preso anche la macchina, siccome io uso il metodo tradizionale. Sì, di alimentazione. Alimentazione. Ok. Ho preso tramite Amazon la macchina Sofia Scherzi. Ah, ok, perfetto, sì, comodissima, sì, è comodissima. Perché avendo fatto questa veranda sono in una, certo, posizione che non posso farlo all'aperto. Certo. Quindi sono i miei gialli, questi sono gli arlecchini. Questo mi fa arrabbiare un po' perché ha fatto 3 uova. Abbassa un po' il telefono che non si vedono. Ok, adesso si vedono, perfetto, belli, ma che belli. Sì, però ha fatto 3 uova, però le sta abbandonando un po', oggi non ha fatto il quarto. Ah, ok. Questo invece c'è i suoi piccoli. Che vabbè, considera che potrebbe essersi fermata 3 uova e poi considera che inizia a covare, generalmente iniziano dal terzo o quarto uovo a covare, alcune addirittura anche dal quinto o sesto giorno. Esatto. Però siccome c'è anche questa che ne ha fatte altre 2, sì, se vedo che lei le abbandona, le passa. Ah beh, giusto, perfetto, esattamente. Bravissimo. Ecco, vediamo se ci fa vedere i piccoli. Abbassa il telefono. No, vabbè, ma no, non disturbarla, non disturbarla. La vedi? Sì, sì, ma non sta lì a disturbarla, non ti preoccupare. Ah, è così, tutti, ecco qua, questi sono i jasper. Questa è l'altra coppia. Quindi alla sera quando c'è buio tu hai ancora i canarini accesi? Allora sì, esattamente, io adesso ho i led, sì, che si spengono alle 7:30. Ok. Perché non sono riuscito a programmarlo, deve venire un mio amico per programmarlo per un'ora in più, come okay. Però lascio la luce accesa, la finestra aperta e gli lascio la luce fino alle 8:30. E i vicini lì di casa li osservano, vedono le luci accese, li vedono.
Ma di là c'è il mio albergo. Ah. Di qua non mi disturba nessuno. Ah, beh, allora ho capito che sei proprietario di un albergo, giusto? Sì, sì, esatto. Buono a sapersi. Chi vuole andare a Rimini? Chi vuole andare a Rimini sa chi contattare. Non si sa male, anche quello può servire per farsi conoscere, giustamente. Va bene, ascolta, io ti ringrazio per aver partecipato a questa bella iniziativa. Mi ha fatto piacere cambiare quattro parole con te. Visto, se non di persona, ma capiterà l'occasione. Certo, io mi auguro che la registrazione sia andata a buon fine. Casomai ti faccio sapere per eventualmente rifarla. Se vuoi lasciare magari un tuo contatto telefonico, sia per quanto riguarda i canarini, sia per quanto riguarda a questo punto anche l'albergo, ben venga. Ti sento poco, in questo momento non ho sentito bene la frase. Adesso mi senti? Sì. Stavo dicendo che se vuoi lasciare un tuo contatto telefonico, sia per quanto riguarda i canarini, qualcuno interessato, a questo punto sia per quanto riguarda l'albergo, non vogliamo fare pubblicità, però ne approfittiamo. Assolutamente, comunque avremo occasione di risentirci. Vuoi lasciare il numero? Beh, dai, te lo lascio. Ti lascio il numero del fisso. Sì, dillo pure. Dillo pure. Allora, 0541 38 10 64. Perfetto, lui è Werther da Rimini. Io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere. Non ho sentito, scusa. Ti ringrazio tantissimo di aver partecipato. Benissimo, grazie a te che mi hai interpellato. Ciao, alla prossima. Ciao.